dal Camp Nou a Marassi, a distanza di 4 giorni dallo storico trionfo di Barcellona. La Juventus torna a tuffarsi nell'atmosfera della Serie A. La voglia di vincere è ancora più grande, questa squadra ha l'obiettivo di tornare il più in fretta possibile vicino alla vetta. Direttore di gara sta per dare il via, ci siamo, tutto pronto? E allora via, si parte, buon divertimento con Genoa Juventus, l'11ª giornata del campionato di Serie A. Potrebbe calciare anche Juan Cuadrado, 8 assist in 14 gare stagionali tra campionato e Champions League. Fischia l'arbitro. Cuadrado, il suo traversone in mezzo verso Bonucci, colpo di testa, la sponda, attenzione Rabiot. La palla termina in gol, ma il direttore di gara ferma tutto. Cartellino giallo per Adrien Rabiot per la carica su Mattia Perin. Bonucci va a chiedere spiegazioni all'arbitro, anche gli altri compagni di squadra a estrarre il cartellino giallo. Qua rivediamo la sponda di Bonucci, qui non è riuscito a frenare la sua corsa Adrien Rabiot, sta di fatto che l'arbitro è andato ad ammonirlo e allora giallo al secondo minuto del match. Qua rivediamo la sponda di Bonucci con Rabiot che la tocca di testa, ma era assolutamente volontario il fallo di Adrien, sta di fatto cartellino giallo. Sturaro pronto a battere. L'arbitro non dà ancora l'ok, le raccomandazioni di Bala e Chiesa che sono in barriera. Adesso può fischiare Sturaro, calcio di punizione per il Genoa. La battuta con il destro contro la barriera. Pellegrini alza la testa, la gioca a rasoterra. Bravo Paolo Dybala ad andare sulla traiettoria. Poi McKennie in allungo, Chiesa l'accompagna direttamente out. Rimessa con le mani per la Juventus. Andrea Pirlo che in panchina può contare sui due portieri Buffon e Israel. De Ligt verso Paolo Dybala, buono l'aggancio della gioia, Dybala dall'altra parte per Ronaldo, grande idea questa, c'è l'aggancio del portoghese, punta l'uomo, Ronaldo, finta e contro finta, ancora CR7, va Ronaldo, traversone in mezzo, attenzione con il petto, calcio d'angolo, Pellegrini, la messa fuori, buona questa idea, squadra che sa fare malissimo dai corner, Dybala andrà con il mancino, a giro all'interno dell'area, De Ligt, Rabiot ed altri 4 dentro a saltare, si avvicina anche Juan Cuadrado che va a sistemare meglio il pallone. Finta di Dybala, va Cuadrado, il suo cross in mezzo, Alessandro la spizza, attenzione verso McKennie, McKennie di testa, la parata di Perin, calcio d'angolo per la Juventus. Dybala, eccolo qua, il suo cross in mezzo, attenzione di testa Bonucci, pallata. Alessandro, Bentancur, la gira, in maniera precisa per Cuadrado. Buoni cross, palla morbida per CR7, attenzione a Masiello al volo, arriva Dybala, c'è l'aggancio della gioia, poi Bentancur, palla fuori, gran destro di Rodrigo Bentancur. Ci ha provato la Juve con il lancio lungo, e poi con la giocata a rimorchio da parte di Rodrigo Bentancur, palla fuori. Musiello cambia gioco, Chiesa, colpo di testa preciso, Ronaldo, l'aggancio di CR7, palla larga per il 22, Chiesa punta al vertice, ancora Chiesa, si butta nel varco, attenzione va Federico Chiesa, buono lo spunto, vuole il traversone, lo trova in mezzo, Perin, giù a terra, fa sul pallone, ma ancora ad attaccare il primo palo, c'era Weston McKennie, sempre per le richieste frequentissime di Andrea Pirlo, degli inserimento senza palla dei centrocampisti, palla lunga, McKennie ancora con il petto, Bentancur, Cuadrado, Ronaldo la vuole lunghissima sul palo lungo, nessuno lo sta guardando, Juan Cuadrado sul punto di battuta, eccolo qua il suo traversone in mezzo, attenzione De Ligt che stava per girare, altro corner questa volta dall'altra parte. Riparte ancora la Juventus con Paolo Dybala. Dybala alza la testa, l'apertura dall'altra parte per CR7. Può andare a portare Galdaniga. Ronaldo ancora rientra sul destro. Ronaldo la conclusione deviata. Perin la blocca facilmente. Tendenzialmente tiri dalla distanza per la Juve in questa fase, anche perché Genoa mette una marea di giocatori all'interno dell'area di rigore quando andiamo ad attaccare la linea. Cuadrado pronto al traversone, eccolo qua, Cuadrado, il suo cross in mezzo, McKennie colpo di testa, palla fuori, ancora lui pericoloso, Weston McKennie.
Ancora Chiesa, la sterzata, potrebbe andare a giocare fuori per Bentancur. Eccolo qua l'aggancio, Rodrigo dall'altra parte per Cuadrado, vuole il traversone, ancora Juan, giocata fuori per Dybala. Dybala con il mancino, la parata di Perin. Ancora riuscito a trovare uno squillo, la conclusione, troppo debole però. Tocca al Genoa a giocare il primo pallone di questa ripresa con Gianluca Scamacca sul punto di battuta. Tutto pronto? E allora via, si riparte. Buon divertimento anche con la ripresa di Genoa Juventus. Fischia l'arbitro. Cuadrado, il suo traversone in mezzo, attenzione, colpo di testa, palla che rimane lì. McKenny non ci può arrivare. L'arbitro ferma tutto però. Posizione di offside sulla palla ribattuta verso il centro. Bonucci. Nuovamente per l'olandese. De Ligt verso McKennie, colpo di testa bellissimo per Paolo Dybala, punta la porta, va la gioia, Dybala, Dybala, Dybala! La Juventus è in vantaggio! Minuto numero 57, Paolo Dybala, l'uomo più atteso, serviva un gol per sbloccarsi in Serie A. Eccolo qua, 1-0 Juve! Paolo Dybala, talento immenso! E ancora in gol, una rete simile a quella della scorsa stagione, proprio in quella porta, proprio contro il Genoa qui a Marassi. Paolo Dybala, grande sterzata e poi sul primo palo, un classico del suo repertorio, 1-0 per la Juventus. Vantaggio meritato perché la palla ce l'ha sempre avuta la Juve in questa partita. Quando ti punta così e va a calciare sul primo palo, il portiere non la prende mai, mai. 1-0. L'abbraccio con Andrea Pirlo, bellissima questa immagine tra Paolo Dybala e il nostro mister. Palla appoggiata, Radovanovic, Radovanovic su Mattia Perin nell'area piccola, la smista verso Bani, Bani al dribbling, Chiesa gli la porta via, attenzione a Ronaldo, va Cristiano, Ronaldo punta la porta, Ronaldo dentro, il pallone per Chiesa, attenzione, Chiesa, Chiesa, il raddoppio della Juventus, fuori gioco di Federico Chiesa, Rovella, sempre a testa alta. Per Pellegrini, carica al sinistro, va Pellegrini, si allarga su Marco Piazza che va a fare l'esterno in questa situazione. Piazza, palla centrale per Pellegrini, il suo traversone in mezzo, attenzione al volo! Palla in rete, Sturaro per il pareggio del Genoa, minuto numero 16, Stefano Sturaro, il gol dell'ex, il pari della formazione ligure. Al volo sul secondo palo, dato a Panter e Wojciech Szczęsny, e quindi 1-1 il punteggio. Durato solamente 4 minuti il vantaggio firmato alla Juventus, al primo tiro in porta del match Stefano Sturaro, grande gol in coordinazione da battere Wojciech Szczęsny. Cuadrado però interrompe la sua corsa, palla larga sulla sinistra verso Alessandro, Alessandro eccolo qua al traversone verso Chiesa di testa, attenzione McKennie, palla che arriva Paolo Dybala, può calciare, va la gioia, Dybala dietro rimorchio, Cuadrado, tiro deviato e la parata di Perin, scivolato nel momento della conclusione, si allarga verso Alessandro, Alessandro potrebbe andare da Adrien Rabiot, va a ricevere infatti il transalpino, sempre Rabiot, se la sistema sul secondo palla, attenzione McKennie, colpi di testa alla sponda, Ronaldo con il petto, Ronaldo ancora, palla che rimane lì, la rete, Paolo Dybala, fuori gioco. Si è alzata ancora la bandierina, Paolo Dybala l'aveva depositata in porta, ma posizione di offside. Palla centrale, lo scambio con la sfera larga, attenzione al traversone a cercare destro, no, la palla è per Rovella, la cancia 65, punta la porta, Rovella la conclusione, Szczęsny in controtempo riesce a fare sul pallone, quasi sulla linea. Alessandro allora cambia gioco per Chiesa, Chiesa allora ancora l'ennesima sfida con Goldaniga, Chiesa il suo traversone verso Ronaldo, Ronaldo la parata di Perin e poi Rovella spazza via il pallone, grande occasione per la Juventus, la risposta di Perin sul colpo di testa da parte di CR7. Dybala gli va incontro, la sponda per Bentancur, Bentancur dentro, la buona idea questa per Cuadrado, attenzione va Juan, Cuadrado la mette in mezzo con il contatto su Juan Cuadrado, dice no con la testa di Bello, non c'è nulla secondo il fischietto brindisino. Assolutamente andare a prendere questa vittoria quest'oggi. Alessandro per Ronaldo, buona palla questa per Alvaro Morata, Morata punta la porta, attenzione a Morata e lo scambio con McKennie, McKennie può andare a servire Rodrigo Bentancur, toccato duro, palla dentro per Cuadrado, può metterla in mezzo, l'aggancio del 16 ha di fronte Rovella, Cuadrado, attenzione va Juan, attenzione contatto, calcio di rigore per la Juventus, fallo netto di Rovella ai danni di Juan Cuadrado, calcio di rigore per la formazione bianconera, il fallo è nettissimo e ancora decisivo Juan Cuadrado. Calcio di rigore per la Juventus.
32esimo minuto della ripresa. Ronaldo contro Perin. Guarda il pallone adesso. Perin sulla linea di porta. Fischia l'arbitro. Ronaldo, la sua rincorsa. Parte il tiro di Ronaldo. La palla in rete! La Juventus è in vantaggio alla sua 100esima partita con la maglia bianconera. Il re segna ancora. Il re segna sempre. Il re non sbaglia mai. 2-1. Ronaldo è rimasto lì un paio di minuti. Ronaldo gliela tirata esattamente come il primo rigore a Ter Stegen al Camp Nou di Barcellona mercoledì. Centrale, basso, 2-1 per la Juventus. Non deve commettere fallo, palla dietro, attenzione, c'è l'errore. Morata, arriva Kulusevski, potrebbe calciare. Calcio di rigore, no, fallo. Sì, calcio di rigore per la Juventus per il fallo di Perin su Alvaro Morata. Fischia l'arbitro, Ronaldo. Parte il tiro di Ronaldo, la palla in rete, forte, sotto la traversa, 3-1 per la Juventus, non sbaglia mai Cristiano, doppietta anche stasera su calcio di rigore, come Barcellona, Genoa 1, Juventus 3, non risbaglia mai, impressionante, stavolta alta, semicentrale, Perin da una parte, palla dall'altra. E allora c'è ancora lo spazio di un cambio per la Juventus dopo aver esordito in UEFA Champions League. Esordisce anche in campionato con la maglia della Juventus. Dentro Radu Dragusin al posto di De Ligt. Questo è il 45esimo del... Stranamente veramente non c'è nessuno in barriera. Ronaldo prova la conclusione. Finta il tiro, la tocca lì vicino per Bentancur. Bentancur per Ronaldo. Finisce qui la partita. La Juventus sbanca Marassi. Vince 3-1 sul campo del Genoa. Tutte le reti nella ripresa. Anche l'anno scorso finì 3-1. Anche l'anno scorso tutti i gol nel secondo tempo. Al 12esimo minuto Paolo Dybala. Pareggio di Sturaro al 16esimo del secondo tempo. Poi al 33esimo, al 44esimo. Due calci di rigore di Cristiano Ronaldo. Portano la Juventus 3 punti in dote e la fanno salire a quota 23 punti in classifica.